voi di essere qui questa sera. Mirella non c'è, come ha detto poco fa Paolo, ma non ci siamo abbastanza. Abbiamo deciso comunque di fare per venere in Minerva, perché si deve andare avanti, lo show deve andare avanti. E quindi il prossimo mese ci incontrerete tutte e due insieme. Ho atteso molto questo momento, è da circa un mese che abbiamo ragionato su quello che poteva essere il tema della serata di oggi. Insieme a Mirella abbiamo deciso di affrontare il tema della musica, quindi donna e musica, donna e creatività musicale. È un tema un po' particolare perché vuole fare una piccola prefazione. Non è da sempre così scontato che la donna in qualche maniera possa far musica o possa cantare. Poco fa parlavamo con Simona e insieme eravamo concordi sul fatto che ad oggi è un traguardo che la donna possa fare musica, ma nel passato questo non era in realtà così. Le donne che si accingevano a fare musica erano coloro che venivano dalle famiglie nobili o che in qualche maniera per fare musica decidevano di iniziare un percorso religioso e quindi facevano musica all'interno dei monasteri. Ad oggi la donna fa musica e la fa bene. Ci sono molte donne italiane cantautrici che adoro e il tema di oggi è stato affrontato un po' anche per un piacere personale. Ho sempre desiderato far musica, ma forse un po' il tempo, un po' gli impegni non mi hanno mai permesso di svolgere di iniziare questa passione. Mentre persone quasi mie coetanee, possiamo dire, perché Simone è nata il 1° novembre del 78, se non sbaglio, da quando a 17 anni si è avvicinata alla musica in maniera forte ed oggi è una cantante e coordina i corsi di canto nella scuola CMM di Grosseto. Il suo curriculum è molto ampio, nei giorni passati ho spulciato vedendo tutte le sue notizie, quasi la conosco come una sorella, devo dire, ed è un curriculum veramente importante. Cos'è per me la musica? Vorrei soltanto dare una piccola curiosità. Ho trovato una frase che in qualche maniera mi caratterizza. La musica pulisce l'anima dalla polvere della vita di ogni giorno. Solo la musica è un linguaggio universale che non ha bisogno di essere tradotta ed è per questo che parla all'anima. Ed è proprio per questo motivo che la musica in qualche maniera appartiene alla mia vita. Da quando mi sveglio la mattina e mi trucco davanti allo specchio fino a quando mi accingo ad addormentarmi. La prima domanda che vorrei rivolgere a Simona è la medesima. A 17 anni si è piccoli comunque. Cosa ti ha spinto ad avvicinarti alla musica ed intraprendere questo cammino lungo che ti ha arricchito come persona a livello emozionale ma anche a livello professionale? Prego. Allora, sicuramente a 17 anni andiamo molto di più tutti dietro al nostro istinto, quindi forse è più facile approcciarsi ad un'attività artistica da molto giovani e poi successivamente, appunto, come diceva Tiziana, quando poi sopraggiungono tantissimi impegni e abbiamo meno spazio da dedicare a un impegno artistico così importante come quello della musica e del canto. Cosa mi ha spinto? Mi ha spinto la passione, la voglia di cantare, la voglia di inizialmente imparare i brani cantando sopra gli artisti preferiti, appunto, di una ragazza dell'età di 17 anni, e anche la voglia di stare insieme agli amici, perché a differenza di oggi, insomma, a differenza delle opportunità che hanno oggi i ragazzi, appunto, di 17 anni, noi quando avevamo 17 anni, anche se sembra che ho ancora 17 anni, ora ne ho 35,
e quindi sono passati diversi anni, ahimè, e grazie, sono passati diversi anni e vedo una differenza abissale nel fare musica oggi rispetto a quando avevo 17 anni io, dove si faceva la musica dal vivo, non esistevano le basi, non esistevano, comunque la musica artefatta non c'era la possibilità, fra poco si utilizzava poco anche il computer per fare musica, quindi ci si riuniva insieme agli amici che suonavano davvero gli strumenti, che studiavano musica, e si faceva musica insieme e si andava a suonare nei locali, cosa che anche oggi per i giovani è una cosa molto, molto difficoltosa. Io da subito ho iniziato ad avere una grande attività live, ovviamente da piccola, prima della maggiore età in Toscana e poi successivamente in tutta Italia, anche all'estero con varie formazioni, però sempre prediligendo la musica prettamente dal vivo, così anche i miei amici. La musica ti coinvolge, perché dal momento in cui poi inizi è fatta di incontri, è fatta di passione, di emozioni, di espressione della propria personalità, per cui diciamo è un qualcosa che negli anni poi cresce insieme a te.